Napoli è la zona d'Italia con il più alto numero di immobili fantasma, case e villette costruite senza essere mai dichiarate al catasto. E quanto emerge dai dati dell'Agenzia del Territorio, che ha effettuato un'attività di ricognizione per stanare le irregolarità. I controlli sono stati effettuati con osservazioni aeree e verifiche informatiche. Al 31 dicembre 2011, tra Napoli e provincia, sono 37.519 gli immobili dichiarati tra abitazioni, magazzini ed autorimesse nella banca dei dati catastali. Si tratta del dato più alto a livello nazionale, più elevato rispetto a quanto accertato nelle grandi città. A Roma, ad esempio, si è a quota 32.018. Particolarmente elevato il numero degli immobili non dichiarati anche a Salerno, con 36.225. In tutta la Campania si arriva a una quota di 129.607. La rendita catastale complessiva è superiore agli 80 milioni di euro. Questa attività è stata svolta con le risorse degli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio della Campania, che ha raggiunto gli obiettivi previsti dal coordinamento degli uffici centrali.